Buongiorno, Carlo, studioso ed esperto di fisarmonica, ci accompagnerà nella visita del museo. Buongiorno, benvenuti al Museo della Fisarmonica di Stradella. Questo dove ci troviamo in questo momento è il primo ambiente che è dedicato al pioniere della Fisarmonica di Stradella, cioè a Mariano Dallapè, quello grazie al quale esiste l'industria della fisarmonica stradellina. Possiamo vedere in questo primo ambiente il suo prototipo di fisarmonica moderna, riconosciuto universalmente, costruito da lui nel 1871, che è considerata la prima fisarmonica moderna. È curioso il fatto che l'abbia costruito con del materiale di recupero, perché all'inizio della sua attività non possedeva praticamente nulla, non possedeva né l'officina né nessun luogo dove potesse a costruirsele, per cui ha dovuto arrangiarsi con del materiale di fortuna, tela da camicia, una vecchia camicia, i bottoni sono dei pulsanti da campanello, i dispositivi interni musicali, cioè le lamelle che fanno vibrare, che producono il suono, sono stati ottenuti con delle posate, delle code di cucchiaio, eccetera, eccetera. Ciò nonostante, il risultato musicale sonoro è stato eccellente, a tal punto che nel giro di pochissimi anni poteva cominciare a costruirle in serie. Fra le numerose onorificenze ottenute alle esposizioni internazionali, vediamo quella di Londra, ricevuta nel 1900. Ecco il pioniere della fisarmonica stradellina, Mariano Dallapè, in una foto di 100 anni fa. Abbiamo qui riunito tutti i componenti, i principali componenti della fisarmonica, ed inoltre abbiamo voluto sottolineare la presenza di numerosi materiali che la compongono. All'interno del museo abbiamo ricostruito il laboratorio degli armonicisti con i propri arnesi da lavoro. Il tipico soffietto degli armonicisti per liberarsi dai trucioli di lavorazione. Gli arnesi per la avvitatura dei bottoni, il trapano a vite senza fine, il rigatore ed inoltre la pinza piegadenti per le lame da sega, la filiera, la taglierina per gli spallacci di cuoio, un'ulteriore taglierina per le valvole. Un'antica fisarmonica in lavorazione con la tripla tastiera, la pignatta di rame per tenere a bagnomaria la colla a caldo, la taglierina per le pelli con l'avanzamento automatico ideata dall'armonicista Maga Ercole. Dell'esposizione dove abbiamo disposto le fisarmoniche in ordine cronologico. Concludiamo con la Stradelfisa di tempi recenti. Iniziamo l'esposizione con una fisarmonica che si presume sia stata costruita i primi anni della produzione in serie, cioè nel 1876. Di piccole dimensioni, con decorazioni arcaiche, si possono vedere, e di pochi bottoni. Un altro costruttore di fisarmoniche degli inizi del 1900 è Enrico Massoni.
Inoltre, in seguito, vediamo che gli strumenti aumentano di dimensioni, si evolvono i meccanismi e vengono introdotte le tastiere simili a quelle del pianoforte. Altri strumenti costruiti da altri fabbricanti, in particolare notiamo questi bellissimi intarsi di madreperla in questo periodo, cioè il 1927 circa, viene raggiunto l'apice della perfezione artistica. La tastiera a bottoni viene detta la cromatica in questo strumento del 1928. Ecco uno stupendo esemplare della cooperativa L'Armonica con due tastiere. L'altro strumento con rivestimento di celluloide madreperlata, costruita per il mercato inglese, il modello Luxus. Della prestigiosa ditta Crosio abbiamo questa magnifica cromatica dalla voce Musette, prediletta dal mercato francese, del 1935. Di altre piccole fabbriche stradelline vediamo alcuni esemplari a partire dal 1940. In questo periodo è preponderante l'impiego della tastiera pianoforte. Ecco un bellissimo modello della Stradelfisa del 1953 che ha la caratteristica della grande leggerezza. La Fisarmonica fu anche simpatica ambasciatrice presso grandi personaggi. Vediamo questo modello donato al compagno Stalin dagli armonicisti stradellini nel 1949. Ed ecco il grande strumento cosiddetto liturgico che doveva simulare la voce dell'organo, donato al Papa Pio XII nel 1942. Ascoltiamo ora la voce di questa fisarmonica liturgica presentataci da Deborah. Per concludere, con gli strumenti posseduti dal museo più recenti, siamo nel 1960. Carlo, ti ringrazio per averci accompagnato nella visita al museo, è stato molto interessante. Ora ci puoi spiegare come fa a suonare la fisarmonica? Benissimo, volentieri. Dunque, diciamo subito che come abbiamo potuto vedere dai movimenti che faceva la Deborah mentre suonava, che la fisarmonica è composta sostanzialmente da tre parti, cioè due casse armoniche munite ciascuna di una propria tastiera
unite nel mezzo da un mantice che contestualmente alimenta entrambe. Ora però entriamo in laboratorio dove potremo vedere dal vero e nel modo specifico come in pratica il musicista, il suonatore, riesce a far produrre il suono. Ecco, qui possiamo notare che quando il suonatore preme il tasto, corrispondentemente si alza la valvolina aprendo un determinato foro dal quale esce il suono. Bene Carlo, abbiamo visto che con la pressione di un tasto nella fisarmonica si apre un particolare foro a lui collegato e con l'apertura del foro si emette un suono. Ecco, vorrei sapere che cosa c'è dietro questo foro che consente l'emissione del suono? Certo. Allora, a questo punto dobbiamo mostrare questa incastellatura di legno dotata di singole cellette e nella parte sottostante di una serie di fori che vanno in corrispondenza di quelli già visti. Su questa incastellatura, che si chiama sogniera, vengono montate questi fondamentali componenti cosiddetti voce. Le voci sono l'apparato sonoro fondamentale della fisarmonica. Adesso proviamo a simulare la corrente d'aria prodotta dal mantice e per sentirne il suono. Quindi abbiamo visto la sogniera sulla quale sono fissate le cosiddette voci, cioè il componente che produce il suono della fisarmonica. Ne vediamo qui un piccolo campionario che, come si può vedere, sono di diverse dimensioni perché devono emettere suoni differenti e quindi i componenti di questa voce. Tre componenti sostanziali: questa è il supporto, cioè la piastra sulla quale viene fissata una lamella di acciaio, la cosiddetta ancia, che è quella che vibrando sotto la pressione del mantice produce il suono della fisarmonica. Quest'ancia, questa lamella, viene montata sulla piastra mediante un chiodino ribattuto. In questo modo l'ancia è libera di vibrare e di produrre il suono. Siamo davanti allo stabilimento Dalla Pè, la prima fabbrica di fisarmoniche nata a Stradella. Andiamo a visitarlo. Bene, signor Amleto Dalla Pè, mi può dire che rapporto c'è fra il suo cognome Dalla Pè e il fondatore della fisarmonica, che si chiamava Mariano? Esatto, io faccio parte della terza generazione della famiglia. Praticamente Mariano è rimasto, diciamo così, come direttore della fabbrica fino al 1928. Nel 1928, dopo la sua morte, la fabbrica è stata diretta da mio padre Giuseppe, e che è rimasto praticamente in azienda fino al 1969, anno della sua morte. Dopo questo periodo è cominciata la mia direzione fino a tutt'oggi, e spero ancora parecchio tempo. Siamo entrati nello stabilimento Dalla Pè. Questa è la parte più antica della fabbrica. Vi troviamo molti strumenti che ricordano il passato di questo stabilimento. Vediamo ora il vecchio armadio dove venivano depositati i componenti della fisarmonica.
Questo è un vecchio cartello rimasto nello stabilimento. Questa è una vecchia pressa, ora in disuso. Bene, stiamo concludendo la visita allo stabilimento Dalla Pè, nella zona, diciamo, storica dello stabilimento. Qui troviamo una serie di macchine utensile che a suo tempo sono state utilizzate per la fabbricazione delle fisarmoniche. Alcune sono ben tenute e prossimamente le ritroveremo nel Museo Civico della Fisarmonica. Questa è un'antica pressa. Siamo giunti ora nel reparto falegnameria. Stiamo vedendo la costruzione della cassa armonica. È in legno, è costruita con diversi tipi di legno. Questa è la fase di sbozzatura, molto importante per creare le rotondità della cassa armonica. Ecco, una volta sbozzata deve essere lisciata e per questo verrà utilizzata la carta grigia. Si provano ora i componenti assemblandoli fra di loro, per vedere se la costruzione richiede ancora degli aggiustamenti. Sembra che vada tutto bene. Dopo averla rivestita di celluloide, la cassa armonica viene lisciata. Si conclude questa operazione con la fase di lucidatura per dare allo strumento la brillantezza richiesta. Ecco che vediamo l'effetto. Si conclude la fase costruttiva con l'assemblaggio definitivo. La fisarmonica prende corpo e sta diventando uno strumento. Qui vediamo la prova della tastiera. La pressione del tasto fa muovere il feltrino, il quale aprirà il foro dal quale verrà fuori il suono. Vediamo ora l'assemblaggio della meccanica dei bassi. Le leve, sagomate a mano, servono all'apertura dei fori da dove passerà il suono. Tutto è costruito rigidamente a mano. Buongiorno, signor Dalla Pè, io la ringrazio per avermi ricevuto e avermi consentito di visitare lo stabilimento, che è molto interessante. Io non avevo mai visto come si costruisce la fisarmonica. Ecco, vorrei due parole sulla storia della sua famiglia, di Dalla Pè, che è adesso famoso appunto stradella in questa parte. Tutto nasce con Mariano Dalla Pè, è nato a Brusino di Cavedine, un paesino
del Sud Tirolo austriaco allora, nel 1846. Famiglia contadina, con poche possibilità e quindi necessità di emigrare per guadagnare qualcosa. E come si diceva allora, pensò di venire in Italia a cercare fortuna. Cercavano allora operai per il porto di Genova che doveva essere ampliato. Ho trovato un lavoro a Genova appunto come minatore fuochista. Lo scoppio anticipato di una mina gli procurò purtroppo un grave infortunio alla gamba e quindi, come era all'epoca normale, non c'erano provvidenze particolari ma si perdeva il lavoro. A quel punto fu costretto a ritornare verso il Sumadio Trentino. Vi ho dimenticato di dirvi che aveva portato con sé un organetto austriaco di fabbricazione Demian che suonava con una certa maestria. È stata un po' la sua fortuna, perché in quel modo, ritornando da Genova, si fermava nelle osterie, nelle feste campestri, sulle varie aie, a suonare e per recuperare qualche soldo per sbarcare il lunario. Ed ecco qui il caso particolare: volle che a Stradella questo fido organetto si ruppe. Quindi lui si ingegnò ad aggiustarlo. Ed essendo un utilizzatore dello strumento, aggiustandolo, ebbe anche l'idea di renderlo più completo, perché l'organetto austriaco praticamente non aveva una sezione dei bassi, mancava praticamente completamente, non solo lo strumento quello di accompagnamento, e in più suonava solamente in apertura del mantice. Invece Mariano studiò così la possibilità di utilizzarlo anche nella chiusura, creando il primo strumento diatonico a cassetta, come si diceva allora, del primo strumento italiano di questo genere. Siamo nel 1871 e dopo qualche anno, nel 1876, Mariano fonda questa prima bottega artigiana con 3-4 aiutanti, fino ad arrivare nel 1898, come è documentato fra l'altro da un quadro che abbiamo qui in azienda, c'erano già ad contare già una quarantina di operai. Sviluppo continuo dell'azienda fino ad arrivare a un punto massimo nel 1928 che toccava circa 300 operai. Grande, purtroppo nel 29 iniziò la grande crisi mondiale, di cui ci fu un continuo ridimensionamento delle maestranze fino ad arrivare ai nostri giorni, dove praticamente siamo ritornati ad essere quasi una boutique della fisarmonica. Naturalmente si fa un prodotto molto importante, un prodotto di altissimo livello, però in piccolissimi numeri che vengono poi distribuiti in tutto il mondo.